Cari amici di Finanza Online, siamo con Antonio Lafiosca, fondatore della Borsa del Credito. Dottor Lafiosca, siamo all'interno della due giorni dell'IT Forum di Rimini, il più importante appuntamento dedicato al mondo del trading in Italia, 18esima edizione per l'IT Forum, prima vostra partecipazione a questa manifestazione. Innanzitutto un primo commento su questa opportunità che avete avuto di incontrare le persone proprio in questa manifestazione e quali possono essere le prospettive anche per i risparmiatori italiani dai servizi che offrite. Beh, allora innanzitutto c'è grande entusiasmo da parte nostra, da parte dei visitatori. Questo è il primo anno che c'è un'area fintech dedicata al mondo degli investimenti. Noi siamo molto entusiasti di partecipare a questa prima edizione come piattaforma per gli investimenti sul mondo dei peer-to-peer. Quindi la parola entusiasmo credo che rappresenti il nostro animo, ma anche quello dei risparmiatori, dei visitatori che sono venuti ai nostri stand nell'area fintech, che rappresenta comunque una delle novità sul mercato degli investimenti. Ecco, si parlava di peer-to-peer, esattamente qual è il business model della Borsa del Credito? BorsaCredito.it è la piattaforma che fa finanziamenti alle imprese, quindi attraverso la nostra piattaforma gli investitori possono inserire delle richieste di investimento, fare delle scelte di investimento e utilizzare un asset class che è quella dei finanziamenti alle imprese, che in questo momento è un po' scoperta dal mondo della finanza tradizionale. Quindi con la nostra piattaforma si fa tutto online, i rendimenti sono veramente importanti perché superano il 5% e in questo momento è un asset class che sta crescendo. E la dimostrazione è il fatto che c'è un'area fintech dove ci sono varie piattaforme, anche straniere, che partecipano a questo forum qui a Rimini. Grazie ancora ad Antonio Lafiosca, fondatore della Borsa del Credito.it. Grazie a voi.